Salve a tutti ragazzacci e benvenuti in un nuovo video e bentornati sul mio canale. Molti di voi negli episodi della carriera allenatore che sto portando qui sul canale mi hanno chiesto come hai fatto a mettere il volto di Gennaro Gattuso all'interno del gioco, come hai fatto quindi a modificare il volto dell'allenatore in quel modo più veritiero possibile. C'è un modo per farlo, quindi adesso vi farò vedere un breve tutorial su come fare e come impostarlo. Premetto: questo è un tutorial per PC. Spesso mi scrivete nei commenti: ma questa cosa si può fare anche su console? Purtroppo no, perché tutti questi applicativi che vi faccio vedere, che vi mostro, sono soltanto per PC. Quindi se siete arrivati a questo punto del video mi dispiace, ma potete continuare a vedere, però comunque non si può traslare questa funzionalità su console. E poi non si dica che non sono chiaro, io specifico sempre, poi sta a voi guardare il video. Se poi guardate skippando, mi dispiace, non è colpa mia. Guardate tutto il video, poi scrivetemi nei commenti. Prima cosa che ci occorre è il FIFA 22 IDS, ovvero la lista dell'ID di tutti i volti dei giocatori e degli allenatori che ci serviranno da applicare appunto al gioco. Vi lascio il link qui in descrizione per scaricare questo file, che è un file Excel dove appunto, come potete vedere, sono presenti tutti i nomi di vari giocatori e appunto varie anche icone del passato all'interno di FIFA. Secondo step è avviare il FIFA 22 Cheat Table. Per questo tipo di applicativo vi rimando al video, potete andare tramite le schede che posto qui sopra al video dove ho inserito i volti. La funzionalità è uguale, vi faccio vedere anche l'installazione di questo applicativo proprio in quel video, quindi andate lì per recuperare tutta la procedura. Dopodiché andiamo ad aprire il FIFA Mod Manager e andiamo a lanciare il gioco, tenendo in considerazione che il cheat table deve essere aperto. Ok, una volta aperto FIFA 22 andiamo ad avviare una nuova carriera. Quindi gioca, nuova carriera, tecnico, e andiamo a scegliere un allenatore. Possiamo adesso skippiamo tutta questa fase, diciamo, di creazione dell'allenatore e andiamo a scegliere la squadra con la quale fare questa carriera, ad esempio Club Reale, in questo caso mettiamo Juventus. Ok, una volta entrati nella schermata principale della carriera, quindi quella dove diciamo trovate tutte le schedule per giocare, andiamo a modificare il volto dell'allenatore. Come si fa? Basta andare su Teams Editor, andiamo a cercare la Juventus, dobbiamo scrivere Piemonte Calcio, altrimenti non ci dà l'ID corretto. Andiamo a caricare. Dobbiamo andare a modificare l'ID della testa del nostro allenatore che abbiamo appena creato. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna andare sul file Excel che vi ho fatto scaricare e andare a cercare il setting della testa che ci serve, l'ID. In questo caso io ho pensato ad Andrea Pirlo, facendo finta che Andrea Pirlo sia rimasto sulla panchina della Juventus. Quindi bisogna copiare questo valore qui che trovate a fianco al nome, quindi Andrea Pirlo 7763, lo andiamo a copiare e lo andiamo ad inserire in questo spazio qui del cheat table. Troverete la spunta su no, noi andiamo a cliccare su yes. Una volta fatto questo tipo di modifica possiamo andare ad applicarla in game cliccando appunto su apply change. Una volta che la modifica è stata effettuata ed esce questo messaggio, andiamo su FIFA 22, andiamo su modifica allenatore e come potete vedere Andrea Pirlo al volto originale, ecco qui. Morace, ma in realtà è Andrea Pirlo, poi possiamo anche cambiarlo anche tramite cheat table. Ed ecco qui, ecco come si presenta Andrea Pirlo durante una conferenza stampa. E quindi niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero vi sia potuto essere utile per le vostre carriere e importare volti di allenatori che volete vedere nelle vostre carriere che avete realizzato su FIFA 22. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto e soprattutto se volete vedere un piccolo upgrade di questo video, ovvero come sbloccare tutti i kit per quanto riguarda l'allenatore, quindi tutti gli outfit e soprattutto e altre, diciamo, funzionalità all'interno
all'interno della carriera allenatore. Scrivetemelo qui sotto e fatemi sapere. Quindi è stato un piacere condividere con voi questo piccolo tutorial. Ricordatevi di iscrivervi al canale, cliccare la campanella per rimanere aggiornato su tutti i video, le serie e i vari tutorial che porto qui sul canale. Ricordatevi di condividere il video ai vostri amici e parenti e malati di FIFA e soprattutto un bel like per farmi capire che questo video vi è piaciuto. Niente, ci vediamo in un prossimo format. Ciao ciao ragazzi.